Oddio, ma che sono tutte queste piume? La colombina! Ragazzi, è sparita, non c'è più nel suo nido! Oh no, continuo a trovare piume ovunque, ragazzi, guardate qui sotto! Ma cos'è successo? Cosa ha combinato Fufi? Fufi, dov'è la colombina? Fufi, dove l'hai messa? Non avrei mai pensato di fare un video del genere. Innanzitutto vi chiedo scusa per i miei capelli, il mio abbigliamento, sono ancora in pigiama, ma davvero sono sconvolta. Stamattina mi sono svegliata in un incubo. Ed infatti mi sono alzata dal letto e ho iniziato a vedere sul pavimento di casa mia delle piume sparse. Al che mi sono preoccupata perché nel mio balcone, sopra il mio scaldabagno, una colombina aveva fatto un nido. Quindi sono corsa fuori a vedere se c'era la colombina e ovviamente non c'era. Perché ragazzi? Perché la colombina era a casa mia in un angolo. Infatti uno dei miei gatti, ovvero Fufi, l'ha azzannata. Ragazzi, è stata una scena bruttissima che chi mi segue su Instagram avrà già visto. Se non mi seguite andatelo a fare subito perché davvero giornalmente mi capitano delle cose assurde. Tipo questa qui. Il mio primo istinto ovviamente è stata quella di prenderla, però non volevo farlo perché avevo paura appunto che fosse ferita. E sotto le ali, ragazzi, mamma mia, neanche lo voglio dire, era tutta morsa. Se vi impressionate andate avanti perché sto per mettere qui la storia, se riesco a metterla, in cui lei solleva l'ala ed è proprio tutta graffiata e si vede la pelle viva. Ragazzi, sapete quanto io sia sensibile e quanto tengo agli animali, quindi ho iniziato a tremare, sono entrata proprio nel panico, perché ho acciuffato subito il numero di un veterinario che si occupa di animali esotici, fra cui anche gli uccelli, e ovviamente mi hanno detto che oggi, visto che è festa, perché io sto registrando questo video il 2 giugno, sono chiusi, quindi non si può fare nulla se non domani. Però mi ha spiegato un attimino come soccorrerla immediatamente. Adesso vi faccio vedere la colombina e vi racconto meglio cos'è successo. Questa qui è camera mia e Audrey, ragazzi. Audrey non è affatto un gatto, è stata tutto il giorno a vegliare sulla colombina. Anche adesso lei è qui che tiene d'occhio cosa succede alla povera colombina. L'ho dovuta mettere in questo scatolo perché non ne avevo altri. Comunque, vediamo un po' come sta. Eccola qui, guardatela. Onestamente non sono neanche sicura che sia una colombina. Guardandola bene è molto più piccola di una colombina e non ha neanche i colori classici perché è soltanto grigia. Quella bianca che vedete accanto è una galletta di riso. Gliel'ho messa nel caso in cui volesse mangiare qualcosa. Avevo anche messo un bicchierino tagliato con dell'acqua, ma lei ci si è appollaiata sopra. Non ho capito se l'ha fatto perché trova sollievo a stare così oppure perché pensa che sia il suo nido. Ed infatti questo uccellino stava covando i suoi cuccioletti da un mesetto circa qui a casa mia sullo scaldabagno. Uova che poverine al momento sono scoperte e non hanno nessuno che le riscaldi. Vi faccio vedere il nido dov'è. Allora, questo è il mio scaldabagno e il nido è proprio qui. Non so se riuscite a vederlo, è questo coso scuro con dei cavi azzurri. Sì, l'ha fatto con quello che ha trovato, anche dei cavi di plastica. Guardate quanto è tenerotta. Si vede sotto il bicchiere rosso sul quale si è seduto. Ragazzi, sono fiduciosa perché adesso la vedo molto meglio. Prima stava con le ali aperte, proprio perché neanche riusciva a reggersi in piedi. Però adesso invece ha fatto un passetto, si è messa addirittura sul bicchiere. Ho fatto come mi ha detto il medico e l'ho disinfettata con dell'acqua ossigenata. Audrey, come vedete, è davvero il suo angelo. Stamattina le ha fatto un sacco di fusa, si avvicinava alla scatola e si strusciava tutta cercando di infonderle sicurezza. Davvero è assurdo, Fufi e Audrey hanno completamente due caratteri diversi. Vero, Audrina mia, che tu sei un gattino buono. E anche Fufi è buono, non è da condannare per questa sua azione perché lui ha seguito il suo istinto d'animale. È Audrey che è un gatto atipico, però in genere i gatti amano appunto predare perché sono dei felini e fra l'altro per loro portare a casa un uccello, un topolino, uno scarafaggio, per loro è come dare un regalo al proprio padrone. Mostrano la loro riconoscenza portandoti a senso loro qualcosa da mangiare. Ma di certo noi non vogliamo mangiare uno scarafaggio, un topolino o una colombina. Fufi, se proprio mi vuoi fare felice portami del sushi o della pizza. Per fortuna adesso mi sembra molto più tranquilla. Beh, speriamo che si riprenda davvero. Non ti voglio avere sulla coscienza. Guardate che bei occhi che ha. Sembra un po' una paperella, non vi pare? Vediamo se riusciamo a vedere come sta sotto l'ala. Cucciola, alza l'alina. Se vi impressionate non guardate, eh?
Ah, poverina, guardate che roba. Ragazzi, mi fa davvero tanta tenerezza, è proprio molto spaventata. No, 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 stai tranquilla, tesoro, non voglio fare niente. No, va bene, ragazzi, è meglio che la lasciamo quieta. Già sta male, non vorrei farla innervosire ancora di più. Nel frattempo noi possiamo fare una cosa altrettanto importante, ovvero pulire casa mia, perché è proprio una scena del crimine. Ci sono piume ovunque e anche perché, come dicevo, questi animali portano un sacco di germi e batteri. E non vorrei prendermi il coronavirus portato apposta a casa, ora ci vuole da un piccione viaggiatore. Quindi venite con me e andiamo a fare le pulizie. Guardate qui chi c'è, il colpevole, l'autore del misfatto che se la dorme serenamente. Lui mi ha portato un pranzetto prelibato, un po' di pollo, un po' di tacchino. Ma no, Fufi, non dovevi, davvero. Siccome poco fa sono stata un po' cattiva con te perché mi sono spaventata, adesso ti voglio fare un po' di coccoline, te le fai fare? Ti chiedo scusa per averti sgridato. Ti ringrazio perché mi vuoi fare tanti doni, ma io non li gradisco, quindi la prossima volta regalami una collanina, ok? Ragazzi, ho deciso di accendere l'aspirapolvere e fare venire un infarto a Fufi. Direi che se lo merita. Dopo quello che ha fatto, siete pronti a vedere la sua reazione? Vado! Ah, questo è per te, monellaccio! Ah! Ho pulito tutta casa e adesso sono andata a controllare nuovamente la colombina, che mi sembra che al momento sia stabile. Eccola qua! Come vedete, si è spostata un po' dal bicchierino. E niente, ha fatto anche un po' di cacchetta. E spero che regga sino a domani. Forza colombina, siamo tutti con te. Ma che nome le diamo? Forza, sbizzarritevi e scrivetemi qui nei commenti quale nome possiamo dare a questo adorabile pennuto. Intanto mi è venuta un'idea folle. Infatti ho pensato di andare a recuperare il suo nido, che ha messo molto in alto nel mio balcone. Quindi sarà un'impresa alquanto pericolosa. Potrei anche rimetterci le penne. Ora ci vuole. Fatemi un grande in bocca al lupo perché sta iniziando la mia impresa eroica. Ho rischiato la mia stessa vita per salire su quella scala in balcone e prendere il nido. E nel nido non c'è niente, il nulla, nessuna ombra di un ovetto. Vi faccio vedere, scusate, qui c'è ancora la scala e c'è anche molto vento, quindi non so se mi sentite bene. Questo qui è il nido ed è completamente vuoto, come vedete. Ci sono soltanto delle cacche, che schifo. Il che può volere dire soltanto due cose. Uno, che un'altra colombina che vedevo spesso qui in giro magari è riuscita a salvare i piccolini. Opzione numero due, Fufi si è fatta una frittata. Ragazzi, davvero, non lo so, sto uscendo pazza, sono confusa. Cioè, ditemi voi, secondo voi, che fine hanno fatto queste uova? CP! Sì, per ora ho deciso che la chiamerò così in attesa di trovare un nome più carino. Dove sono le tue uova? Non è che stavi covando i Kinder Sorpresa? Ragazzi, davvero, sono rimasta super stupita a non trovare le uova. Guardate chi c'è. Non appena apro la porta di camera, non vede l'ora di farsi uno spuntino con la colombina. Ma non si avvicinerà mai qui, no? Guardatelo, è proprio qui. Brutto gattaccio, vai via. Sono venuta a controllare che CP stesse bene e guardate dove l'ho trovata. Si è messa sulla scatola, il che significa che si è mossa un pochettino e addirittura ha fatto un saltello. Brava Cipina, brava, brava. Stai qui dentro. Qui dentro, qui dentro. Ok, dai, no, non su di me, qui dentro. Ragazzi, c'è un problema, non vuole scendere da me. Si è appollaiata. Oh mamma, che faccio? Ok, scusate, mi serve anche l'altra mano. Adesso è ora di andare a fare la nanna. Quindi, ciao Cipina. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, stiamo andando dal veterinario. Ho messo la colombina nella scatola chiusa perché stamattina per fortuna svolazzava un po' di qua e di là, il che significa che sta un po' meglio. Buongiorno. Però adesso richiudiamo, facciamo super in fretta, perché onestamente ho paura che con il caldo della macchina e il sole mi diventi un polletto arrosto, quindi sbrighiamoci. Siamo dal veterinario e lei non vede l'ora di uscire da questa scatolina. La dottoressa è stata così gentile da farci vedere la visita in diretta e adesso ci dirà che cosa ha. Ma gli è andata bene? Meno male,
Avete sentito? Sta bene. Sono tornata a casa e abbiamo due buone notizie e una cattiva. Beh dai, partiamo con quelle belle che è meglio. L'uccellino sta bene, Cippy riprenderà a volare perché fortunatamente Fufi l'ha morsa, diciamo, nel corpo e non sulle ali. È stata suturata, quindi ha ricevuto dei punti e presto starà bene. La seconda bella notizia è che abbiamo scoperto il mistero del nido. Il nido infatti era vuoto perché Cippy è l'uccellino piccolo. E questo ci ricollega alla terza notizia, ovvero quella brutta. Essendo piccolino ancora non sa mangiare da solo, quindi avrebbe bisogno dei genitori. Ecco perché il veterinario mi ha consigliato di rimetterlo con tutta la scatola nel balcone per vedere se i genitori se ne prendono cura. Ma qualora non dovesse essere così, lo dovrò portare alla Lipu, che è un'associazione che si prende cura degli uccellini. Quindi speriamo che i genitori lo riconoscano e che non l'abbiano già dato per spacciato. Ma guardatelo quanto è caruccio! Ragazzi, è un cuccioletto! Ciao Cippina, come ti senti adesso? Va un po' meglio? Ti riportiamo in balcone sperando che i tuoi genitori ti riconoscano. L'ho rimessa sul nido così magari è più visibile. Guardatela che carina, io l'adoro! È passata qualche oretta, nel frattempo mi sono fatta una bella doccetta e ho mangiato perché non avevo mangiato davvero nulla. E adesso sono venuta a ricontrollare il piccoletto e ho visto che sopra un'antenna c'era un'altra tortorella, che probabilmente era sua mamma. Però il tempo che ho scostato la tenda, che avevo chiuso per non farmi vedere, e ho preso la videocamera, beh, non c'era più. Però sono sicura che tornerà e che quindi il nostro piccoletto avrà i suoi genitori accanto. E non solo loro, perché anche io lo aiuterò dandogli le sue medicine. Ragazzi, abbiamo qui Cippino, gli ho dato la sua medicina e adesso lo rimetto nel nido. Tutto è bene quel che finisce bene, sino a quando sarà qui nei dintorni, perché potrebbe darsi anche che la mamma decida di spostarlo, io me ne prenderò cura e ve lo farò vedere giornalmente. Che ne dite? Vi piace Cippy? Lasciate un pollicione in alto per lui. Saluta Cippy! Ciao! No, 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 non volare via! Dove vai? Dove vai? Sei piccolino! Ok, lo riporto fuori. Ciao!